Ciao, sono Monica e sono una consulente immobiliare di Casa Ora. Nel precedente video su come richiedere un mutuo alle Canarie abbiamo parlato di cos'è un mutuo, delle caratteristiche che deve avere, della differenza tra un mutuo ipotecario e credito ipotecario e delle tre principali categorie che si trovano sul mercato. Per comprendere appieno come richiedere un mutuo alle Canarie e come valutarne concretamente la convenienza, devi capire chiaramente come vengono calcolati gli interessi sul mutuo ipotecario. Prima però voglio spiegarti velocemente cosa significano tutte quelle sigle che fino ad oggi tanto ti hanno intimorito. Per calcolare l'interesse, le banche utilizzano vari fattori. Il primo fattore è l'Euribor, che viene calcolato tutti i giorni e che è la media degli interessi che le banche europee applicano quando si passano del denaro tra loro. Attualmente ha un tasso negativo sotto lo zero di circa 0,45 e quindi i mutui collegati a questo valore sono attualmente molto vantaggiosi. Il secondo fattore è l'IRPH. E bisogna fare molta attenzione a non sottoscrivere un mutuo collegato a questo valore, che è sempre una media, ma questa volta tra tutti i tassi di interesse concessi nell'area euro negli ultimi 3 anni sui mutui per l'acquisto di una casa. In questo momento veleggia intorno a un valore dell'1,7. Il terzo fattore è il TIN, che molto semplicemente indica la percentuale fissa che la banca riceverà in cambio del prestito di denaro ed è attualmente mediamente dello 0,90. Le banche tendono sempre a spostare l'attenzione del cliente su questo valore perché è molto più basso di quello che pagherà effettivamente, che invece è il TAE. Il quarto fattore è il TAE e per te è l'informazione più importante perché indica il totale di quanto pagherai per il prestito, tenendo conto di tutte le spese inerenti al mutuo. Per questo è necessario conoscere perfettamente questo indice e controllarlo per tutta la durata del mutuo. Premesso che il mio consiglio è sempre quello di pagare un professionista perché ti accompagni in banca al momento di informarti sui vari mutui disponibili, tuttavia potresti fare un primo screening da solo, aiutandoti con un simulatore per il calcolo del TAE. Anche di questo ti metterò il link nel mio primo commento. Segnati i dati che ti indica, richiedili espressamente alla banca e poi inseriscili nel simulatore e avrai così un primo raffronto per poter scegliere i migliori mutui. Tuttavia, prima di cominciare a girare per le banche per capire come richiedere un mutuo alle Canarie e valutarne le condizioni, dovresti prima verificare se possiedi i requisiti minimi per poterlo ottenere. Vediamo velocemente questi requisiti. Avere un capitale liquido di partenza. Attualmente le banche erogano cifre corrispondenti all'80% del valore dell'immobile, se sei residente a Tenerife, e circa il 50-60% se non sei residente. Considerando che quando fai richiesta del mutuo dovrai anche dimostrare la capacità di poter pagare le spese relative all'acquisto della casa, il notaio, spese di trasferimento proprietà, che sono il 6,5%, spese per l'apertura della pratica mutuo e spese post acquisto, tipo registrazione della proprietà, devi mettere in conto un 10-13% extra sul costo della casa. Per fare un esempio, se compri un immobile da 100.000 euro, dovrai avere la disponibilità liquida di 35.000 euro se sei residente o di 50-55 se non sei residente. Avere un reddito dimostrabile. Questa è la storia di sempre. Un postino con 1.500 euro di stipendio mensile per una banca vale molto di più di un imprenditore con un reddito medio di 6.000 euro al mese. Inoltre devi tenere in considerazione il limite del 40%, che significa che la rata del mutuo non può superare come importo il 40% del tuo reddito. Il tuo storico debiti. Se hai dei debiti in essere,
anche se in regola con tutti i pagamenti, questi verranno calcolati aggiungendoli all'eventuale rata del mutuo, per vedere se rientri nella regola del 40% di cui ti ho appena parlato. Se poi hai avuto problemi con qualche pagamento, allora la situazione diverrebbe ancora più complicata e le probabilità di ottenere il mutuo molto scarse. Garanzie per non si sa mai. Può capitare anche che tu abbia tutte le credenziali in regola per ottenere il mutuo, ma magari appena appena. E in questo caso la banca potrebbe richiederti un'ulteriore garanzia, che potrebbe essere la garanzia di una terza persona o un altro immobile di tua proprietà. A questo punto, se hai tutti i requisiti, come richiedere un mutuo alle Canarie diventa una strada in discesa e dovrai solo presentare questa documentazione. Proposta d'acquisto ufficiale, contratto de Arras. Nota simple dell'appartamento che vuoi acquistare. Questo documento lo fornirà l'agenzia su richiesta della banca. Ultima dichiarazione redditi. Se hai dei prestiti, ultime ricevute di pagamento. Il documento dei tuoi trascorsi lavorativi che rilascia l'INPS. Le prove del tuo reddito, la busta paga, estratto conto bancario degli ultimi 6 mesi. A seconda del caso, contratto d'affitto attuale o atto di proprietà della casa in cui vivi. Documento d'identità, ovviamente dovrai avere anche il NIE ed eventualmente il certificato di impadronamento, che è la prova della tua residenza. Attenzione però perché, a seconda della banca e del caso, potrebbe esserti richiesta della documentazione aggiuntiva. Adesso sai tutto quello che c'è da sapere su come richiedere un mutuo alle Canarie. Il mio consiglio, seguendo queste informazioni, è di cominciare una ricerca preventiva del miglior mutuo e quando avrai raccolto informazioni sufficienti e selezionato i 2 o 3 che ti sembrano più convenienti, rivolgiti a un commercialista per una consulenza approfondita e per avere supporto nelle fasi conclusive con la banca. Ricordati che stai per investire un capitale importante, non solo in denaro, ma anche in anni della tua vita in impegno economico, e quindi non avere paura a spendere qualche centinaio di euro in un buon professionista. Sicuramente eviterai spiacevoli sorprese e probabilmente troverai la maniera di farti risparmiare dei soldi, ripagandosi ampiamente della sua parcella. Se questi 2 video su come richiedere un mutuo alle Canarie ti sono sembrati chiari, utili e completi, faccelo sapere iscrivendoti al nostro canale e attivando la campanella per essere avvisato ogni volta che pubblichiamo nuovi contenuti. Ci vediamo nel prossimo video.